Feliz sono Gabriella, bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a spacchettare la mia quinta Fairy Loot, penso quinta ormai Fairy Loot, che è quella di settembre, col tema Star-Crossed Swoons, una roba del genere, ovvero coloro che sono predestinati a stare insieme dalle stelle. E io questa volta, al contrario di tutte le altre volte in cui vi ho spacchettato la Fairy Loot, me la sono spoilerata, non ce la facevo più, volevo sapere cosa ci fosse dentro la Fairy Loot e devo ammettere che un po' mi ha deluso questa Fairy Loot. Ora andiamo ad aprire. Però per ora, se mi seguite, avete visto un po' gli unboxing di tutte le Fairy Loot che ho comprato, le mie preferite rimangono quella di aprile, la più bella, e quella di agosto. Quella di marzo così e così, quella di luglio non mi piacque più di tanto, questa secondo me stiamo allo stesso punto di quella di marzo, quindi è bella ma potevano fare molto di più. Secondo me c'è soprattutto un oggetto praticamente osceno. Ma vabbè. Comunque, Star-Crossed Swoons, ci sarà qualcosa dedicato a Shadowhunters, Shadow and Bone, The Star-Touched Queen, che è l'unico fandom che non conosco, Strange the Dreamer, Akotar, e penso basta. Comunque, andiamo ad aprire, e tra l'altro, se vi ricordate, qui dentro ci sarà l'oggetto della box di luglio che mi avevano inviato sbagliato, la tavoletta. Non so come si dice, tovaglietta, non tavoletta, la tovaglietta per il tè di Andy Darken, che era stampata al contrario. Qui ci sarà quella giusta. Andiamo ad aprire. Voilà. Ecco, io ora la metto come sempre qui accanto a me. Appunto, il tema era questo. Io, meno male che amo le fan art, le stampe presenti nella Fairy Loot, perché sono tutte in cartoncino, ma poi sono meravigliose. E questo è appunto quello del tema Star-Crossed Swoons. Poi ci sono tutte lì spoiler. In realtà io potrei anche vederla, perché me la sono spoilerata, però vabbè. Ecco, la prima cosa che vedo è una cosa che mi dà fastidio. È bella, è carina come cosa nella Fairy Loot, ma mi dà fastidio perché è dedicata a una coppia che io odio. Una delle coppie che odio di più, che è shippata solo dall'autrice, tutti gli altri che hanno letto la trilogia di Shadow and Bone, la Grisha Trilogy, li hanno odiati, ma vabbè. Sono i predestinati Mal e Alina. Eccola qui, e questo è un olio per il corpo al cocco, con qualcosa di Lily, quindi giglio. Per le mani e il corpo, appunto, da sciogliere sulla pelle. Vegan friendly. Oh, è a forma di cuoricino e l'odore è veramente buono, quindi questo sarà utilizzato, e poi magari utilizzerò questo contenitore qui per qualcos'altro, magari le gomme o non so che, anche se io odio Mal, quindi che sto dicendo. Ecco, ora arriviamo alla cosa che secondo me potevano risparmiarsi, o comunque potevano fare qualcosa di più, perché veramente che senso ha questo oggetto? Penso sia l'oggetto più brutto della box, poi le altre cose sono belle. Voi direte, che cos'è? Dei lacci. Dei lacci per le scarpe. Ma si può fare una cosa del genere? Tra l'altro, cioè, l'idea può essere anche carina, però vabbè, esclusiva Fairy Loot. Le corti di Prithian, perché questo è l'oggetto dedicato ad Akotar. Wow! Che bello! Ovvero, dei lacci per le scarpe, questi pallini qui rappresentano tutte le corti di tutte le corti delle fate presenti a Prithian, quindi la corte della notte, la corte della primavera, dell'estate, eccetera eccetera, ci sono tutte. Ora, sinceramente potevano fare di meglio, ma molto 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 meglio per l'oggetto di Akotar. Poi magari c'è a chi piace, a me sinceramente no. Quindi diciamo che questo è l'oggetto che sicuramente mi piace di meno, mentre quantomeno questo, anche se riguarda una coppia che non mi piace, ovvero Male e Alina, anche se potevo aspettarmelo che fosse dedicato a loro l'oggetto, in quanto appunto il tema è predestinati a stare insieme, è comunque un oggetto utile, la scatolina può essere utilizzata. Io non mi potrei mai mettere sti lacci, ma con che scarpe me li metto? Cioè, con le Converse, che vado facendo coi pallini? Ma poi soprattutto mi sembra un po' fatto così a caso. Per il resto, tutto il resto mi piace. E andiamo avanti, perché vedo la cosa bellissima dedicata a Twilight. Mi sono scordata che c'è anche un oggetto dedicato a Twilight. Sapete che io amo Twilight, Edward Cullen è la mia prima crush letteraria. E c'è questa candela dedicata a Edward. È bella, guardate che belli. Spero che metta fuoco. Ma sì. È appunto dedicata a Bella Edward con Cedarwood.
Apple e pine, quindi pino, cedarwood penso sia sandalo, una cosa del genere, e la mela, caramellata forse? No, la candela è buonissima ed è fatta in questo modo, con i brillantini rossi e dorati. Buonissima. Questa è una cosa che amo anche perché di Twilight ho pochissimo, perché è un fandom molto vecchio e quindi c'è poco di Twilight. Poi, ecco, un'altra cosa che in realtà non mi fa impazzire di questa box, me l'ero dimenticata. Allora, anche in questo caso la scatola è molto carina. La scatola è dedicata a Shadowhunters. Una frase di Kassandra Clare: Temper us in fire and we go stronger. When we suffer, we survive. Cosa ci sarà mai dentro? Dei fiammiferi. Ma io, dei fiammiferi, che cosa me ne devo fare? Non si sa. Però, vabbè, anche in questo caso si potrebbe riutilizzare la scatolina, anche se la vedo difficile. La svuoterò e la metterò insieme alle mie cose di Shadowhunters. Qui ci sono le rune. Però, meno male che di Shadowhunters c'è altro, perché questa cosa mi piace tantissimo, ovvero una spilla con la runa dell'amore, Love Rune, un simbolo di due persone che sono innamorate. Questa mi piace veramente tantissimo. Questa devo ammettere che è una cosa che mi piace della box. Poi, un'altra cosa che mi piace tantissimo della box, che avevo già visto appunto, è questo, che è un quaderno dedicato a The Star-Touched Queen, una frase di The Star-Touched Queen, che è appunto un quadernino, con fogli bianchi, anelli e appunto una citazione di The Star-Touched Queen: No matter where we are, we always share the same sky, we'll always be guided by the same constellation. Che mi piace da morire, tra l'altro, come frase, anche se non ho letto The Star-Touched Queen, questo quadernetto mi piace da morire e approvo, Fairyloot, questo te lo approvo. Poi, arriva l'oggetto enorme, che magari prima vi spacchetto e poi vi faccio vedere. È un oggetto in tessuto. Un oggetto in tessuto, appunto, dedicato a Strange the Dreamer. E questo mi piace da morire, anche se probabilmente, boh, non lo userò mai, perché quando cucino non utilizzo grembiule. È un grembiule da cucina, ma guardate quanto è fatto bene. Ecco, io avrei preferito, che ne so, che fosse una coperta, una cosa per un cuscino. Però, vabbè, è un grembiule da cucina. E c'è appunto una frase di Strange the Dreamer di Lainey Taylor, quindi il sognatore di Lainey Taylor. Questo lo approvo anche se, ripeto, avrei preferito, vuoi la cosa per i cuscini, la federa, vuoi una coperta, vuoi qualsiasi altra cosa, però effettivamente è utile se lo si utilizza. Io quando cucino non metto il grembiule, però chi lo sa. E questo mi piace però molto, 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 molto. E poi come vi dicevo prima, sta cadendo tutto, la tovaglietta che era nella box di luglio, ma era sbagliata, ora finalmente sarà con la scritta giusta, cioè la si potrà vedere dritta e non solo allo specchio. Voilà, eccola qua, questa è stupenda, ed è appunto dedicata a And I Darken di Kirsten White, che sapete che è una trilogia che io ho amato, e questa è una tovaglietta per il tè, dicono loro. Boh, la userò per qualche foto su Instagram, ma vabbè. E quindi questi sono i due oggetti a tema tessuto che ci avevano detto, oltre ai lacci. Ma vabbè. Poi vedo delle cose bellissime, piango. Allora, questo è uno sneak peek di Queen of Air and Darkness. Ora, io l'ho già letto perché Camilla me l'ha preso allo Yalk. Sempre se è lo stesso, sì, è lo stesso. A meno che non è più lungo. No, è lo stesso. No, è lo stesso. Quindi, sneak peek di Queen of Air and Darkness, che sarebbe l'ultimo libro della trilogia di The Dark Artifices, terzo libro, appunto, primo capitolo. L'avevo già letto, però fa sempre comodo. Ma la cosa più bella è questa, una cartolina di Muse of Nightmares, il secondo libro, appunto, di Strange the Dreamer, che spero arriverà presto, perché l'ho già preordinato e non vedo l'ora di leggerlo. Quindi questo. E poi ci sono queste, una serie di cartoline, addirittura con l'elastico, con tante coppie. E guardate dietro che belle. Questo mi piace tanto. E sono tante coppie. Allora, questo penso sia di The Star-Touched Queen, perché io non li conosco. Questa è la mia preferita, le avevo già viste, con Laszlo e Sarai di Strange the Dreamer. Adoro. Cassian e Nesta della serie di Akotar. Adoro.
Julian e Emma di Dark Artificies e infine Dulcis in fundo, Rhysand e Feyre di ACOTAR ovviamente. Questa è bellissima, ma guardate come si guardano. E niente, quindi queste cartoline mi piacciono da morire, insieme anche a quella di News of Nightmares, sono delle cose che della box mi piacciono tutto. Penso rimanga solo, anzi no, oh, c'è questo segnalibro che è tanto bello, che è praticamente una piuma, appunto segnalibro, dedicato al nuovo libro Tempest and Slaughter, che esce, è uscito a settembre, il 20 settembre è uscito, nuovo libro di una nuova serie di questa autrice Tamora Pierce, e questo segnalibro mi piace veramente tanto, anche perché visto dalle foto sembrava veramente una piuma. Penso sia finito tutto e che mi rimanga solo il libro. Sì, sempre presente in questa custodia. Il libro in questo caso è esclusiva della Fairyloot, sia per quanto riguarda la copertina che sarà diversa da quella originale ed è autografato dall'autrice e ha le pagine colorate anche in questo caso. Allora, esco prima tutte le cose che stanno qui dentro di solito. Guardate la fanart dei protagonisti è stupenda. Andiamo a vedere che altro c'è qui dentro. Ok, solito segnalibro bellissimo, adoro. Un altro segnalibro appunto dedicato al libro, bellissimo. Appunto, fanart con lettera dell'autrice, Fairy Scoop, dopo vi dico qual è il tema di ottobre. E questo è, voilà, il libro. Questo l'avevo già indovinato quando hanno detto più o meno gli scoop, comunque qualche spoiler sulla trama, Mirage di Somaya Daoud, spero si pronunci così, che è un nuovo libro ispirato un po' anche qui alle Mille e una Notte, da cui ho capito, stile rebel, mettiamolo così, e ha le pagine colorate viola, è bellissimo. Magari vi metto, se mi ricordo, penso di sì, visto che lo sto dicendo, mi metto qui accanto a me invece la cover originale che è sul viola. Devo dire che mi piace molto di più questa, più che altro perché avendo le pagine viola, poi tutto viola magari sarebbe stato un po' brutto, invece così è stupendo. Quindi questa cover era esclusiva della Fairyloot, bellissimo, e appunto firmato dall'autrice. Mi piace molto, mi ispirava già come libro, c'è la mappa. No, vabbè, ma la mappa è stupenda. Cioè, c'è la mappa anche del sistema tipo solare di questo mondo. Meraviglia. Ed è un bel po', non so quante pagine siano, 300, no dai, ci può stare, primo libro di questa nuova serie e non vedo l'ora di leggerlo, quindi questo è il contenuto della Fairyloot di settembre. Per quel che mi riguarda potevano fare di meglio, nel senso il libro come al solito è stupendo, tutto esclusivo, meraviglioso. Ciò che mi piace sono appunto le cartoline, il grembiule di Stranger Things, perché alla fine è molto carino, ma secondo me potevano fare qualcosa di effettivamente più utile. Ma per il resto le cose diciamo che sono belle. Sono contenta di avere la mia tovaglietta vera e giusta rispetto alla Fairyloot di luglio. La spilletta mi piace tantissimo la candela di Twilight, io amo. E anche questo alla fine di Male Alina è carino, così come il quaderno mi piace da morire. Ora però andiamo comunque, vabbè i lacci io non me li nomino più, andiamo comunque a leggere appunto. Candela di Edward e Bella e ce l'abbiamo. L'esclusivi lacci meravigliosi dedicati ad ACOTAR. Il notebook sulle Constellation, ecco, The Star-Touched Queen. Poi, appunto, il grembiule da cucina dedicato a Stranger Dreamer, che comunque è stupendo. La spilla di Shadowhunters, dedicata appunto alla runa dell'amore. Anche i fiammiferi, appunto. Ah, per accendere le candele, vabbè, dai, ci sta, mettiamola così. E poi tutte le cartoline, quindi The Dark Artificies, ACOTAR, ok, quali erano di The Star-Touched Queen, Amar e Maya, io non li conosco. E poi Mirage, appunto, cover esclusiva, pagine colorate e autografato dall'autrice, quindi questo mi piace molto. Come Fairy Scoop, la Fairyloot di ottobre che io ho già preso perché io non imparo mai, spero che quella di novembre non mi piaccia, è questa qui, questo tema qui, Beautiful Deceptions, con oggetti dedicati a Six of Crows, è già qui, volo, The Cruel Prince,
Io non vedo l'ora di The Wicked King. E tra l'altro, ragazzi, The Cruel Prince è uscito in italiano, Il Principe Crudele, leggetelo. The Winner's Course, che non lo conosco, Red Queen, e qui impazzisco, e Throne of Glass. Quindi tutti i fandom che amo, ecco perché l'ho presa, tranne The Winner's Course, che non lo conosco, e hanno già detto che ci sarà un cappellino, un berretto invernale, e sono praticamente dedicati a questi personaggi che sono diversi poi da quello che in realtà, come si sono presentati, ecco. Quindi, ad esempio, secondo me ci sarà qualcosa su Cardan, qualcosa su Dorian, qualcosa su Merry, può essere, di Red Queen. Six of Crows non lo so, perché un po' tutti sono, diciamo, beautiful deceptions. Comunque, la box, dai, mi è piaciuta. Pensavo peggio inizialmente perché avevo visto alcune foto in cui non si mostravano alcuni oggetti, quindi ho detto oddio, vedevo solo i lacci che non capisco perché, ma vabbè. Comunque, per il resto mi piace, non vedo l'ora di leggere il libro. Fatemi sapere se voi avete preso questa Fairy Loot o altre Fairy Loot, se vi è piaciuto questo unboxing. Fatemi sapere qual è l'oggetto che vi piace di più o quello che vi piace di meno. Vediamo a quanti piacciono i lacci. A quanti? Comunque, spero che appunto questo mio unboxing vi sia piaciuto. Mi diverto sempre a farvi gli unboxing così ci divertiamo insieme. Anche se questa volta me l'ho spoilerata, cercherò di non spoilerarmi quella di ottobre, giuro. E ad ottobre andrò a spacchettare anche la Dreamer Whale, quindi non vedo l'ora. Comunque, vi lascio il link per acquistare la Fairy Loot qui sotto, quindi il link del sito e di Instagram. Calcolate che costa fra costo della box e spesa di spedizione. 39-40 euro essenzialmente. E niente, quindi tutte le informazioni qui sotto, tutti i link dei miei social qui sotto, vi lascio il link per acquistare Mirage qui sotto. Spero che il video vi sia piaciuto. Grazie a tutti coloro che utilizzano il mio link di affiliazione Amazon, il link della Pampling, il mio codice sconto Pampling. Spero mi seguiate sui social, soprattutto su Instagram. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!